Nel video precedente vi parlavo della mia vacanza natalizia nel dipartimento della Savoia in Francia. Ho affittato l'appartamento in un luogo molto carino e ho approfittato anche per fare una bella camminata in montagna, una camminata facile adatta a tutti, con vista lago. Un luogo incantevole. Nella seconda parte del video vi porterò a fare un giro in centro Chambéry, buona visione. Allora, siamo in centro Chambéry, siamo parcheggiati nel multipiano. La segnaletica non è molto chiara, eh. Andiamo a cercare l'uscita, anche perché qui sotto c'è una puzza di gas di scarico di automobili. Finalmente abbiamo trovato l'uscita del parcheggio sotterraneo, l'uscita per i pedoni. Finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo dentro Chambéry a fare una bella passeggiata. La città è carina, peccato che non c'è sole. Se ci fosse stata una bella giornata soleggiata sarebbe uscito un video al top. E già che c'ero ho approfittato per comprare due tovagliette per la colazione. Rispetto a dove abitiamo noi in Franche-Comté, che a quest'ora in città non c'è in giro nessuno, abitiamo in una città di circa 800 metri di altitudine, qui è veramente pieno di gente, si sente l'atmosfera natalizia e quel profumo di cibo proprio che ti viene voglia di andare lì a comprare, mangiare. Il problema è che dopo non facciamo più cena. Si sente il profumo di crepe e sicuramente stanno preparando anche il vin brûlé o il vin chaud come lo chiamano in francese. Peccato che il tempo è veramente poco, perché questa è una città molto carina, ma oggi quello che manca a noi è proprio il tempo per visitare Chambéry. Infatti abbiamo approfittato per fare questa passeggiata in centro. Prima o poi torneremo qui e ci prenderemo una giornata dalla mattina alla sera per visitare bene il luogo e portare anche qualche contenuto sul canale, perché solitamente quando visito le città, come un po' tutti i luoghi che visito, sono sempre di corsa. Questa è la nostra merenda, un bubble tea e due donuts. Dopo aver fatto due passi in centro ci dirigiamo verso il parcheggio multipiano per andare a recuperare la macchina. Dobbiamo fare ancora due commissioni, domani se riusciamo magari a fare un giro ex Le Ban.